Buonasera a tutti. Io voglio ringraziare tutti i presenti perché essere qui questa sera non è un caso, non siete qui a caso. Avete scelto di venire qui. Avete scelto di venire qui perché sentite che c'è un desiderio di novità adesso e di ricostruzione. Voi siete quelli che ci dovranno aiutare a ricostruire questo partito e ricostruendo il Partito Democratico si può ricostruire anche l'Italia. L'Italia è sull'orlo di un precipizio e voi siete qui perché siete consci che il Partito Democratico è l'unico strumento che può servire per cambiare questa Italia. Non avverrà questo cambiamento in maniera immediata. Adesso abbiamo questo primo passaggio che è la elezione appunto del nostro segretario nazionale. E quindi io veramente vi ringrazio di cuore, vedo tanti visi amici, ho visto dei miei libri, Andrea Oliva che mi ha aiutato nella mia prima campagna elettorale, addirittura a scrivere la prima lettera che ho mandato agli elettori, dove dicevo che volevo Pescara bella, ecologica e sostenibile. E quindi c'è tutta una vita vissuta in mezzo a voi. Però io questa sera voglio chiedere a voi di essere veramente impegnati, di essere veramente certi che Martina è il migliore dei tre. Io non sono sempre di parte, non riesco mai ad essere abbastanza obiettiva. Devo dire che se c'è D'Alema che appoggia Zingaretti, io penso che già Zingaretti viene fatto fuori immediatamente. E poi vi voglio dire, no, Giacchetti veramente mi sta simpatico, è un po' sarà che mi trovo una natura radicale che condivido con lui. Io voglio dirvi perché ho scelto Martina, è chiaro che i programmi non sono molto dissimili, grazie a Dio, almeno cerchiamo di avere una linea comune. Nel programma, nella mozione di Martina, a me personalmente quello che mi colpisce di più è il discorso dell'uguaglianza. L'uguaglianza di genere e l'uguaglianza anche per generazioni, la difficoltà dei giovani, sentivo che appunto c'è sempre maggiore difficoltà per i giovani ed è per questo che Martina va votato, perché Martina è il più giovane di tutti, è il più giovane, quindi ha la capacità di attirare, spero, quei giovani pensanti, perché non sono quei giovani che si devono fare i selfie con Salvini e che non si chiedono nemmeno a che punto stiamo del paese, nemmeno si chiedono che cosa significa adesso questa recessione grave che sta colpendo l'Italia. E quindi Martina è giovane, Martina è un uomo che si contrappone proprio come figura dal punto di vista caratteriale a Salvini e Di Maio, prepotenti, arroganti, veramente volgari, grossolani. Cioè, secondo me Martina è gentile, Martina è educato, Martina è mite e Martina è capace di dire, però è anche capace di fermarsi, di ascoltare e di dialogare. Quindi io credo che queste siano doti particolari che forse in altri momenti non servono, non servono così tanto come in questo momento. Quindi Martina ha i numeri per essere il nostro segretario, perché aggrega, perché non è divisivo. E poi scusate, è stato ministro dell'agricoltura eccellente, lui ha conosciuto il paese lungo e largo, l'ha attraversato ed è vicino anche al nostro sud, per cui anche questa divisione terribile che si proporrà adesso con queste autonomie, e lui invece conosce tutto il territorio, oltre ad essere stato
Milano. Quindi è una persona che c'è in me, non se la crede, è giovane, vuole fare, è pieno di valori, qui è riuscito ad emozionare tutti quanti quando eravamo qui, che c'era il senatore D'Alfonso. E quindi io dico forza, non ci dobbiamo demoralizzare, aiutateci, voi siete i protagonisti del successo di questa giornata importante.